Senatore Nave, illustro l'interrogazione numero 865 concernente la lotta alla criminalità nelle città di Roma e Napoli. Prego, senatore. Grazie Presidente, buongiorno signor Ministro. Le ultime notizie apparse sui giornali locali ma anche nazionali mostrano un incremento di criminalità diffusa sul territorio metropolitano di Napoli e Roma molto preoccupante. Nella provincia nord di Napoli si assiste quotidianamente ad episodi di furto con scasso che stanno mettendo in ginocchio e piegando i commercianti dell'area, che non solo si vedono arrecare danni per migliaia di euro, ma assistono anche inermi a quello che poi è l'impossibilità di vedersi garantiti sicurezza e prevenzione. A Roma, signor Ministro, si sono registrati due omicidi in 3 giorni. Un 14enne ucciso nel parcheggio della metro e un 33enne freddato a colpi di pistola sotto casa. A questi due fatti si aggiunge quello di Anzio, ovvero il ferimento di un 17enne con un colpo di pistola mentre rientrava da scuola a casa. E poi di Michelle, signor Ministro, una bambina di 6 anni morta folgorata in un campo Rom in una cittadina a nord di Napoli, Giugliano, un campo Rom che da troppo tempo attende di essere smantellato. È un luogo di degenerazione e di malaffare. Dopo la morte della piccola, parenti e amici della famiglia hanno assaltato l'ospedale e danneggiato anche l'auto della polizia, atti di criminalità e di violenza efferata che lasciano sgomenti, ma che non possono cadere nell'indifferenza. A Mergellina, sempre Napoli, nel marzo del 2023, Francesco Pio Maimone, un pizzaiolo napoletano di appena 18 anni, fu ucciso nel mezzo di una rissa scatenata per futili motivi. Era stato praticamente calpestato e si era sporcata la scarpa. E non si può non ricordare l'omicidio di Giovan Battista Cutolo, il musicista della Scarlatti Young, 24 anni, ucciso a colpi di pistola nell'agosto del 2023 in piazza Municipio a Napoli, per il parcheggio di uno scooter. Ecco, si chiede di sapere, in considerazione dell'aumento degli episodi di criminalità, violenza e delinquenza che stanno interessando le città di Roma e la provincia anche di Napoli, quali iniziative intenda adottare il governo per migliorare le sicurezze di queste città e dei loro cittadini, quali azioni concrete intenda adottare il ministro in indirizzo per rafforzare la prevenzione della criminalità e migliorare la sicurezza delle città e dei cittadini, se e come si intenda aumentare la presenza delle forze dell'ordine nei quartieri più a rischio, e quali risorse siano state messe a disposizione per rafforzare la presenza delle stesse sul territorio, quali siano le iniziative per garantire la sicurezza nelle zone a rischio della città, quali periferie e quartieri più colpiti dalla criminalità organizzata. Grazie senatore. Il ministro dell'Interno Piantedosi risponde all'interrogazione illustrata. Grazie Presidente. La generale attenzione riservata dal Governo alle tematiche di sicurezza urbana ha trovato una specifica declinazione rispetto alle città di Roma e Napoli. In particolare, le linee di intervento attivate d'intesa con i sindaci sono finalizzate ad assicurare una sempre più capillare e visibile presenza delle forze dell'ordine, anche mediante la realizzazione sistematica di operazioni interforza ad alto impatto che stanno producendo risultati, a mio giudizio, positivi in termini di capacità di controllo del territorio, di prevenzione e contrasto di ogni forma di illegalità. Continueranno in tale direzione anche tutte le azioni già intraprese per contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive di immobili, per smantellare le piazze di spaccio, per restituire alla piena fruibilità dei cittadini gli spazi urbani che presentano criticità legate a condizioni di degrado. Per dare dei numeri, dal 1 gennaio 2023 al 17 gennaio di quest'anno a Roma sono stati effettuati 140 servizi denominati ad alto impatto e a Napoli 135. Complessivamente sono stati impiegati 18.854 operatori delle forze di polizia, 1.173 della polizia locale, 2.167 unità di personale che hanno proceduto all'arresto di 639 persone e alle denunce di 2.805 persone. Sono state altresì adottate 298 misure di prevenzione personale e 95 provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale nei confronti di cittadini stranieri. Quanto agli episodi avvenuti nelle due città citati nell'interrogazione, l'azione investigativa sinora svolta ha consentito di individuare diversi soggetti coinvolti a vario titolo nelle azioni criminali, mentre sono tuttora in corso le indagini volte ad individuare i responsabili dell'omicidio avvenuto lo scorso 15 gennaio nel quartiere Corviale di Roma. Oggi a Roma
e domani a Napoli i prefetti hanno convocato i rispettivi comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica proprio al fine di approfondire i recenti episodi citati dall'interrogante e ne attendo gli esiti. L'azione di prevenzione e repressione e le attività info-investigative su un piano più generale devono essere affiancate, come dimostra l'impegno che si sta realizzando a Caivano e non solo, da quelle per la rigenerazione e la riqualificazione urbana mediante il coinvolgimento sinergico dei vari livelli di governo del territorio con il fine di spezzare l'intreccio tra degrado e illegalità e superare quei fenomeni di marginalità sociale in cui le criminalità trovano terreno fertile. A tali fini, oltre agli importanti investimenti derivanti dal PNRR, i comuni potranno utilizzare, grazie al mio decreto del 22 dicembre scorso, ulteriori risorse provenienti dal Fondo per la Sicurezza Urbana, di cui, riferite alla sola annualità del 2023, per Roma circa 6,5 milioni e per Napoli circa 4 milioni. Continua inoltre il potenziamento degli organici delle forze di polizia, avviato con la legge di bilancio per il 2023 e continuato poi con la legge di bilancio ultimo. Con riferimento alla Polizia di Stato, a Roma nel corrente mese il personale è stato incrementato di 123 effettivi, dei quali 70 assegnati alla Questura, mentre a Napoli il potenziamento è stato di 165 unità, di quali 150 assegnati alla Questura. Per l'Arma dei Carabinieri, nel corso del 2023, il saldo tra assegnazioni effettuate e trasferimenti in altre province registra a Roma un incremento di 321 unità e a Napoli 58. E adesso, da ultimo, si aggiungono i militari del contingente ordinario dell'operazione Strade Sicure che, per effetto di quanto stabilito con la legge di bilancio, per Roma verranno incrementato di 100 unità, giungendo a complessive 1.394 unità, mentre a Napoli l'incremento di ulteriori 45 unità porterà la forza disponibile a 658 unità. Grazie. Grazie signor Ministro, il senatore Nave può replicare, grazie. Grazie signor Ministro, ovviamente ringrazio per lo sforzo, ma non riesco da cittadino campano a ritenermi soddisfatto della sua risposta e mi ritrovo comunque d'accordo con lei che la sinergia deve mettere in moto un meccanismo da poter garantire ancora e maggiormente quelle risorse necessarie al controllo del territorio, perché è un territorio difficile. Quindi ritengo che sia cruciale adottare un approccio globale che affronti non solo le conseguenze della criminalità diffusa, ma anche le sue radici, compresi i fattori che sono sociali, economici e culturali, che favoriscono poi la sua diffusione. Solo attraverso uno sforzo coordinato, appunto, e sostenuto sarà possibile poi affrontare in modo efficace l'emergenza criminalità. Ma mi consenta, signor Ministro, che di tale problema l'assicuro che la sicurezza dei cittadini non è che va solo garantita, ma va fatta anche percepire. E le posso assicurare che in questo momento non è facile vivere nei nostri territori, sembrano quasi territori di frontiera e soprattutto mi corre l'obbligo di dire che di certo non ha aiutato da parte del governo non mettere ancora in atto quelle politiche attive del lavoro che sono necessarie in tutte quelle aree diffuse e depresse del paese. Ecco, e poi se mi consente Ministro, se è possibile avere poi successivamente le risultanze di questi lavori del prefetto. Grazie Ministro.